benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Quesio. La digitalizzazione nel campo della sanità, il tema dell'incontro di questa mattina, evidentemente la sfida per il futuro per le regioni che si trovano di fronte a, per forza di cosa, una sempre costante riduzione dei fondi in questo settore e anche a maggiori bisogni della popolazione. Ma sicuramente la digitalizzazione è uno strumento per fare della riqualificazione della spesa, della sua riduzione, anche un'opportunità in termini sia di qualità delle prestazioni, talvolta anche di aumento, e quindi di uscire fuori da questa formula tradizionale per cui meno risorse taglia i servizi. Questo è possibile evitarlo, anzi è possibile dare prestazioni nuove e diverse, e anche un'opportunità di sviluppo economico, perché il settore della sanità anche in Umbria rappresenta più della metà delle risorse delle regioni, e quindi possono diventare, se usato appunto come un terreno di innovazione, di creazione di nuove applicazioni, di creazione di nuove tecnologie, un settore per gli investimenti e quindi anche per l'occupazione. Questo richiede un lavoro molto profondo e molto lungimirante di formazione delle persone, perché abbiamo bisogno di nuovi profili professionali, e quindi è una politica che deve muoversi su tante leve, a cominciare da quella della realizzazione e completamento della rete a banda larga, e questo è uno degli impegni che a tutte le amministrazioni viene richiesto. Assessore, digitalizzare per spendere meno? Ma non c'è dubbio che la digitalizzazione ormai non può essere solamente, come dire, una parola che ci riempie la bocca, ma deve essere tradotta in fatti concreti. Cioè, processi digitali fini a se stessi non servono a nulla, servono solamente se migliorano in maniera concreta la vita delle persone e la vita delle imprese. Quindi da questo punto di vista, digitalizzare intanto la nostra regione significa in primo luogo avere a monte dei processi, quali quello della realizzazione del data center unitario, rispetto al quale ovviamente il processo è ormai completato e ci sono le risorse per la migrazione dei data server, dei server delle pubbliche amministrazioni della regione verso questo data center unitario, perché questo consente, fa in modo che le pubbliche amministrazioni si parlino in maniera veloce e attuino, diano luogo a servizi molto più efficaci. Nel senso che dicevo prima, l'altra faccia della medaglia è il fatto che ormai con la fibra ottica noi abbiamo collegato scuole, ospedali, quasi tutte le scuole, quasi tutti gli ospedali e tutta la pubblica amministrazione, almeno delle reti, delle dorsali, delle trasversali principali. Bisogna accendere questa fibra ottica, perché altrimenti, come dire, dalla filosofia non si riesce a passare alla pratica, alla concretezza e quindi all'erogazione dei servizi concreti. Abbiamo una Ferrari, bisogna cominciarla a far correre in maniera adeguata e alla velocità con cui sa correre una Ferrari. Sindaco Antonio Lunghi, un omaggio inconsueto alla Regione Lombardia, una ricostruzione storica di due grandi, Bombecin della Riva e San Francesco d'Assisi, due cantici quasi a confronto. Ma dal 1205 al 1226 si realizza una delle avventure più importanti della nostra storia, e questo piccolo uomo Francesco riesce a trasformare l'Italia, questa nostra città, il mondo intero, e a un certo punto lo fa mandando due frati per volta, due li manda nelle regioni limitrofi, li manda in Lombardia, li manda da altre parti. Un'idea bellissima quella di quest'anno, ricostruire un rapporto che esiste in tutte le realtà d'Italia fra questa piccola città e le altre. L'intuizione di fondo è del nostro grande sindaco Arnaldo Frottini, quando ha premuto per fare di Assisi la città, la capitale d'Italia, il patrono d'Italia, Francesco il patrono d'Italia. Ma questo si deve anche concretizzare in quelle tante vite, tante esperienze di frati che, partendo a due hanno trasformato le nostre città, perché non dobbiamo scordarcelo. La realtà che è partita da qui ha trasformato il 200 e ha costruito la cultura e l'identità del nostro popolo.
con la professoressa Patrizia Roma, referente del progetto VET4D, un progetto che mira a coinvolgere scuole e quindi anche enti verso la risoluzione di problemi di persone che hanno disabilità, quindi per dare un supporto dal punto di vista magari anche lavorativo, negli ambienti lavorativi, ma non solo. E di cosa si tratta nello specifico ce lo illustri? Sì, il progetto VET4D è un progetto Erasmus Plus, quindi è un progetto che viene svolto all'interno del programma europeo, quindi vede la partecipazione di diversi paesi, e siamo tanti partner, coordinatore la Germania, poi c'è Italia, Svezia, Finlandia, Belgio, Irlanda, Spagna, Austria e Repubblica Ceca. Quindi è un esempio di cooperazione internazionale che ha come obiettivo principale mettere a servizio le persone con disabilità, principalmente nei luoghi di lavoro, ma anche in altri ambienti, l'istruzione tecnica professionale, cioè lavorare su progetti che possono vedere lo sviluppo delle competenze degli studenti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di cittadinanza, cioè mettere a servizio della comunità e in particolare le persone con disabilità l'istruzione e le capacità tecniche. 3 giorni di lavoro, uno workshop con tutti i rappresentanti dei vari paesi coinvolti. Di cosa avete parlato, quali sono state le tematiche affrontate? Questo è il terzo dei 3 meeting internazionali che vengono fatti per mettere un po' la produzione dei vari progetti locali, quindi ogni scuola, ogni istituzione illustra lo stato dei lavori e poi anche stiamo lavorando sulla produzione di linee guida che possono servire come punto di riferimento per tutte quelle scuole che sia in Italia che in Europa vogliono avvicinarsi a questo tipo di esperienze. Stiamo mettendo una serie di consigli, di istruzioni per l'uso, per riuscire a disseminare questa esperienza. Oriano Gioio, presidente dell'Unione Italiana Tabacchi Coltori, che oggi a Milano presenta questa brochure sulla via del tabacco in Umbria. Ecco, dopo le vie del vino, dopo le vie dell'olio, l'Umbria si fregia anche di questo nuovo percorso su un'altra produzione d'eccellenza della regione. Sì, abbiamo voluto aprire una finestra su Milano Expo e l'abbiamo evidentemente aperta fuori, ma sempre nell'ambito dell'esposizione universale, perché riteniamo che anche il tabacco è una produzione agricola come le altre, e che tra l'altro è fa parte del benessere, sempre se usato in giuste dosi. È sempre un problema di uso e abuso, perché se abuso di altri prodotti agricoli trovo incontro delle patologie, potrei incontrare di carattere negativo. Quindi, e poi abbiamo voluto presentare il tabacco in questo contesto completamente nuovo, perché ancora crediamo in questa produzione, crediamo nei paesaggi dove questa produzione viene prodotta, e che meglio dell'Umbria poteva essere per partire da lì, in una zona dove si coniuga con arte, cultura, tradizioni, bellezze naturali e artistiche, che dal Museo Burri alla Rocca di Braccio Fortebraccio da Montone, ai dipinti del Signorelli che sono a Morra, fino ad arrivare a San Giustino, dove c'è il Museo del Tabacco. Noi vorremmo continuare proprio di là di San Giustino, di là della Repubblica di Cospaia, e poi tracciare un'altra via, la via del sigaro toscano, della produzione di Kentucky, e quindi dove coinvolgeremo un lembo della Toscana importante, la Val Tiberina, la Val di Chiana, fino ad arrivare, perché no, a Lucca, dove c'è la manifattura del sigaro. Ecco, le ha anticipato già lei, questa produzione agricola,
si lega sempre più anche alla storia del territorio, alle tradizioni, ecco, come abbiamo detto prima, come l'olio, come il vino, per cui ecco, una produzione non solo legata al consumo vero e proprio, ma anche alle alla storia del territorio. Ma sì, sì, perché se io penso che in questa parte nord dell'Umbria venisse meno il tabacco, viene meno, c'è una catastrofe economica, viene meno l'economia, viene meno tutta quella ricchezza socio-economica che c'è, perché dietro il tabacco, se io penso che ci sono circa 12.000 euro di ettaro ad ettaro investito, significa perdere un patrimonio anche nel settore, nell'indotto, oltre che nella produzione diretta. Per cui vorremmo salvaguardare questa zona, portarla anche in un nuovo contesto. Devo dire, ahimè, che sono molto critico, e lo avremo altre occasioni di farlo, nei confronti dei sindaci di questa zona, eccetto fatto per il sindaco di Citerna, che è qui con noi, che non hanno capito ancora, perché sono assenti e non hanno avuto nemmeno il buon senso di comunicarci la loro assenza, perché non hanno capito ancora che se ne va il tabacco, la loro economia crolla, e quindi questo, gli daremo un'altra opportunità per vedere poi in che modo e se parteciperanno in un altro evento che rifaremo sicuramente in Umbria. Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, terra fino ad oggi nota per le strade dell'olio, per le strade del vino. Da questa sera, con la presentazione di questa pubblicazione nell'ambito di Expo della Via del Tabacco, anche terra di strada del tabacco, una produzione agricola importante per questa regione che fa parte appunto proprio della tradizione umbra. Sì, il tabacco è un'antica produzione della nostra terra, si identifica con tutto il territorio lungo il Tevere, in modo particolare con l'Alta Umbria, da Città di Castello fino alla media valle del Tevere. Tuttavia non rappresenta solo una storia antica, importante, perché ha significato un'agricoltura abbastanza ricca, ha significato un'emancipazione anche delle donne che hanno lavorato in questo settore, ma ha rappresentato anche uno sviluppo di un distretto legato alla meccanica di piccole e medie imprese. Oggi vogliamo però garantire agli agricoltori e produttori di tabacco e alla filiera della trasformazione anche un futuro, pur in un quadro europeo molto diverso dal passato, ma continuano gli oltre 5.000 ettari di tabacco nella nostra regione, continuano a rappresentare una produzione centrale per la nostra agricoltura. Ecco, il progetto mi sembra che sta dietro a questa pubblicazione è lo stesso, appunto, legato all'olio, al vino, a tante altre produzioni, il legame con il territorio, quindi il prodotto agricolo come strumento di promozione anche turistica. Sì, raccontare nel territorio delle vie del tabacco, raccontare e promuovere anche una storia che non è solo quella che si identifica con l'agricoltura, ma è fatto anche della qualità dei centri storici, della presenza artistica, dai segni del Signorelli al grande Burri che oggi ricordiamo in questo centenario, a tanti centri storici grandi e piccoli che caratterizzano tutta l'Alta Valle del Tevere e rappresentano uno sviluppo di una comunità intorno anche alla produzione agricola del tabacco. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Acquesio torna puntuale tra un'ora.